abbiamo già vinto il campionato, quindi puoi rilassarti e goderti la gara. Ciao a tutti, ultima gara della stagione, col mondiale già vinto mi vado a fare quest'ultima gara molto tranquilla e senza metterci troppo l'anima e l'impegno, basta andare fino in fondo. Comunque partendo dalla pole è già un bel vantaggio. Non ci credo, ma lo fa, cioè, ma è un fenomeno questo qui, oh. Vai, state dietro, va, che più forte quest'anno sono io. Il problema è che ho troppa aerodinamica, non ci riesco a stare lì davanti. Poi al pit stop cambierò, metto meno alettone. Lo abbasso già, mettiamo 15, 10, 10. Ancora molta energia in riserva, usa il sorpasso. No, perché sto sovrasterzo? Ma dopo col DRS sarà impossibile stare davanti. Perfetto. No, ma è esagerato così, ma basta un leggero gas in curva, no, è un assetto sbilanciato, ho fatto qualche cazzata io. Guarda, va. Ecco perché la temperatura. Usalo nelle zone di RS se sei a meno di un secondo dall'auto davanti. Ma che schifo. Guidabile con le gomme calde.
perdendo troppo tempo. È inguidabile con le gomme così. Non so se mettere la bianca o no, vabbè, la gialla nuova. Complimenti a te e alla crew. Siamo soddisfatti. Non spingere subito, cerca di portare le gomme a temperatura. Il distacco dalla vettura dietro di te è 8,3 secondi. Ok, distanza dal compagno di scuderia, 22,9 secondi. Dall'auto davanti, 4,3 secondi.
dietro di te è rientrata per montare gomme medie. Gomme medie nella vettura dietro. Non so se riesco a stargli davanti al compagno. È entrato adesso. Comunque dietro Norris che partiva quarto, addirittura. Informazioni su Russell. La sua vettura ha un problema ed è costretto a rallentare. Non ho più parole. Non c'è neanche più voglia di incazzarmi. Okay. Fa così perché le gomme si surriscaldano e la macchina diventa più lenta. Mettilo sotto pressione, facciamogli commettere un errore.
Verstappen ha appena registrato il miglior tempo. Abbiamo carburante a sufficienza per altri 5 giri. Bandiera gialla. Verde. È al comando. Vabbè, no, ho commentato, non c'avevo neanche voglia, una gara di merda. Abbiamo carburante a sufficienza per altri 3 giri. Libera. Ecco, cioè, sì, va bene, dai, neanche Mario Kart fanno così. Ma è inguidabile. Ok, hai perso una posizione, siamo sotto di una.
Abbiamo carburante a sufficienza per altri due giri. Sei all'ultimo giro. E boh, finisce qui la stagione 7. È la fine della gara, ci vediamo nel palco quinto. Dopo la vittoria di oggi, la pausa invernale si avvicina. Andiamo in letargo per un po', ma torneremo più carichi che mai. Dove pensi si sia decisa la gara di oggi, visto il risultato finale? È stata una vittoria di squadra. Hanno applicato la strategia migliore, la più adatta alle condizioni del tracciato. E il pilota è stato impeccabile nell'eseguire alla perfezione gli ordini di scuderia. La dimostrazione lampante di come in Formula 1 il gioco di squadra sia tutto. È stato un gran premio incredibile, con un finale mozzafiato. Posso solo immaginare l'emozione dei tre piloti sul podio. Oggi hanno compiuto un'impresa eccezionale. Il primato in classifica resta invariato, ma il resto dei piloti a questo punto ha accorciato le distanze. Dunque, chi definiresti il miglior pilota di giornata? Direi la triste mietitrice. Ha effettuato una splendida rimonta. Non è facile.